grazie di cuore. Confesso di avere il torcicollo. Metto le mani avanti, non è contagioso. Un po' di cortisone, due flebo, però la glicemia è sotto. Siccome ci sono giornalisti che si glicemia a posto, pressione a posto, 80-120. Quindi siamo nelle mani del buon Dio, ma per il momento siamo in buone mani. La prostata tiene. Una roba alla volta. Lasciami l'ernia, lasciami la spalla, una roba per volta, ragazza mia, che qua già mi bastano le sfighe che mi invocano da mezzo mondo. Quindi comunque ogni volta che qualcuno ti augura qualcosa di male ti allunga la vita, quindi vuol dire che campo almeno fino a 120 anni. Ragazzi, grazie, era mio dovere passare a ringraziare i cittadini di Voghera per l'enorme consenso, perché non sono mai scontati i voti, la fiducia, l'affetto. Qua arrivare al 49% con la Lega primo partito di Voghera mi imponeva di tornare a dirvi grazie, perché è facile venire prima del voto, poi bisogna tornare dopo il voto. Però ragazzi, 0-0, palla al centro, domenica e lunedì è una partita nuova. Dimentichiamoci, l'unico errore che non si deve fare a Voghera è dire è già fatta, perché partiamo da 49-21, no, 0-0, palla al centro. Io sono tifoso del Milan e sono andato, anche se io l'ho rimossa, però io anni fa andai in vantaggio a fine primo tempo in una finale di Champions, in vantaggio per 3-0. E quando capii che la serata non era la migliore, quando mi chiamò, maledetto lui, un mio amico, che mi disse: Matteo, dove ci vediamo dopo per festeggiare? No, no. Quindi, partita 0-0. Certo, è meglio essere quelli del 49 che quelli del 21, però sappiamo che la sinistra, quando vuole mobilitare e salvare la poltrona, se ne... quindi importante a che tutte le donne e gli uomini di Voghera quantomeno tornino a votare domenica e lunedì prossimo, e già questo significa essere a metà dell'opera. Però poi c'è tanta gente che, almeno il 50% della gente che ha votato per altri, non ha scelto noi, quindi bussiamo negozio per negozio, chiesa per chiesa, parrocchia per parrocchia, testa per testa, edicola per edicola. Qua c'è un ottimo candidato, e non è un ottimo candidato perché è donna, è un ottimo candidato perché è un ottimo candidato. A me non piacciono quelli che dicono candido la donna, candido l'uomo, il calvo, il magro. Se uno è bravo è bravo, se uno è brava è brava, punto. C'è un nuovo sindaco, anche qua un applauso a Vigevano al primo turno, Ale, e si prosegue, quindi ringrazio il sindaco uscente, ringrazio il sindaco entrante, ne abbiamo tanti di amministratori. C'è una squadra soprattutto su questo palco, perché c'è una squadra, il centrodestra è una squadra, provano a farci litigare, ma non riusciranno mai a farci litigare. Il nostro obiettivo, il nostro avversario non sarà mai in casa. Io non ho nemici nella vita, perché la vita è troppo bella e troppo bella per perdere tempo ad avere nemici e odiare qualcuno. Io ho degli avversari che in questo momento sono abusivamente al governo e voglio mandarli a casa per riprendere per mano questo paese. Non ho nemici, ma dirmi che Di Maio, Renzi, Zingaretti sono titolati a governare questo paese, sono fantastici. Però, perché abbiamo fatto le elezioni regionali e siccome il PD ha perso, ma ha perso meno di quello che pensava, ha vinto. E siccome la Lega ha vinto, ma ha vinto meno di quello che pensavano, la Lega ha perso. Siamo gli unici che hanno perso le elezioni passando da 46 a 74 consiglieri regionali. Cioè, rendetevi conto del momento. Io ormai i giornali non li leggo più oggi,
c'era un giornale che mi assegnava anche una villa in Costa Smeralda. Dico, cazzo, ditemi dove, non lo sapevo. Io ho un bilocale a Milano e sto in affitto a Roma, però se Travaglio riesce a darmi una villa in Costa Smeralda, poi peraltro 300.000 euro, con 300.000 euro secondo me in Costa Smeralda non compri tantissimo, però fa niente, scherzi a parte, io ormai i giornali non li leggo più, li leggo per guardare il fantacalcio e le formazioni del Milan, tutto è la mia, e poi preferisco informarmi direttamente, tanto che io da mezz'ora fa ho chiesto al mio avvocato se potevo farlo pubblico, ho pubblicato sul sito della Lega, lo metto sui social, le 50 pagine di memoria difensiva che ho portato al Tribunale di Catania, con cui andrò in tribunale sabato prossimo a nome vostro, perché io a Catania andrò in tribunale a nome vostro. Ed è la prima volta nella vita, non sono mai andato in un tribunale da presunto colpevole, poi peraltro rischiando 15 anni, mi sono riletto l'altro giorno, ieri in aereo, queste 50 pagine di memoria difensiva per rileggere, e più ho letto queste pagine, più mi sono reso conto che ho fatto solo e semplicemente il mio dovere, da ministro e da italiano, difendere la sicurezza, le regole, le leggi, l'onore, i confini. Io vado a testa alta e confido di trovare uno dei tanti giudici liberi che ci sono in Italia, non saranno tutti come Palamara, ce ne saranno anche dei giudici senza giudizi o pregiudizi, e ne approfittiamo perché facciamo a Catania una 3 giorni di dibattiti sulla vita vera, sul tema scuola, pensioni, tasse, lavoro, infrastrutture. Non so se avete letto ieri 2 cosette che il Presidente del Consiglio momentaneo si è lasciato sfuggire, guarda caso, a elezioni passate. Cancelliamo quota 100 per tornare alla legge Fornero e cancelliamo i decreti sicurezza. Noi daremo battaglia dentro e fuori il Parlamento per difendere quota 100 e i decreti sicurezza. Perché con il lavoro, con le pensioni e con la sicurezza degli italiani non si scherza. Prima di venire qua era una trasmissione televisiva su Rai 3 e mi dicono, però quota 100, opzione donna, insomma, non è che hanno molto funzionato. Io ho chiesto, ma lei ha i numeri? No, glieli do io i numeri. Grazie a quota 100, che era una possibilità, 300.000 lavoratrici e lavoratori sono andati in pensione e 150.000 giovani hanno cominciato a lavorare al posto di queste 300.000 persone. Vuol dire che 500.000 di italiani hanno trovato o pensione o lavoro grazie a una legge di cui vado orgoglioso, e guai a chi pensa di tornare alla legge Fornero. Guai. Ma poi in un momento di crisi, cioè, rischiano di saltare 1.000.000 di posti di lavoro, e se tu a Voghera, se ti lasciano a casa a Voghera perché ti chiude il negozio o l'azienda a 57 anni, cosa fai? Dove vai? Come campi fino ai 66 anni previsti dalla Fornero? Dove fai? Le rapine in banca? È questo che vivono veramente in un mondo che poi la gente vota, stranamente vota, e vota le Marche, sono l'unica regione che ha cambiato colore, dopo 50 anni sono passati dalla sinistra al centrodestra con la Lega primo partito nel Consiglio regionale delle Marche. Per voi non è che la gente viva su Marche. Abbiamo perso in Puglia in campagna, sì, è vero. Abbiamo perso in Puglia in campagna, prima semplicemente non esistevamo, adesso i campani ci hanno dato 3 consiglieri regionali, i pugliesi ci hanno dato 4 consiglieri regionali. È una sconfitta, se ti porta a meditare sugli errori commessi, è una futura vittoria. Io non ho tempo per star lì a litigare, colpa tua e colpa mia, è merito di tutti quando si vince, è colpa di tutti quando si perde. Quindi guardiamo avanti, conto di tornare a Voghera a incontrare un sindaco bello e bravo con la fascia tricolore, dipende da voi. Fatelo un enorme in bocca al lupo, perché poi fare il sindaco non è una roba facile, però qua c'è una squadra all'altezza, un programma all'altezza, e il futuro di Voghera è in mano vostra. Io ho ritenuto mio piacere, mio dovere essere qua, poi vado a Corsico, poi vado a Legnano, poi stasera vado dalla D'Urso. Grazie. E fra le opinioniste che si confronteranno brillantemente con me, penso contro di me, c'è anche la Paglietti, quindi però
tra calma, tranquillità, serenità. Io adoro chi non la pensa come me. Basta che esponga in maniera civile, pacata, democratica le sue idee. Quello che non sopporto è quando dalle idee si passa alla violenza, perché la violenza non è mai la risposta, la violenza non è mai la soluzione, la violenza non ha mai risolto nessun problema al mondo. Quindi poi domani sarò ancora in Lombardia, poi vado a Castelfranco Veneto, nel pomeriggio vado a Porto Gruaro, domani sera ceno con Luca Zaia, con cui i giornali mi vogliono far litigare, ma non riusciranno mai a farmi litigare, perché Luca Zaia è un orgoglio per me, per la Lega, per i veneti e per tutti gli italiani. Quindi siamo una squadra e questo non gli va giù, cioè stanno provando a massacrarci, a processarci, a diffamarci, a ingiuriarci, scherzano sulla salute, si inventano le ville, non ce la fanno, perché se uno ritiene di essere nel giusto va avanti a testa alta, resiste a tutto e a tutti. Io penso che questo paese meriti il mio e il vostro amore e il vostro sacrificio, che passa anche da Voghera. Che passa, perché passa da Voghera in maniera molto semplice? Perché voi pensate che le migliaia di immigrati che stanno continuando a sbarcare in questi giorni rimarranno tutti in Sicilia? No, no. Come funziona il ministero? Ma ve l'ho fatto il ministro. Come funzionava prima che arrivassi io? Semplicemente loro applicano il fatto mal comune mezzo gaudio. Ho un problema, invece di risolvere il problema, diffondo il problema. Quindi prendo la guida telefonica e inizio a chiamare i sindaci e poi arrivo alla lettera V. Arrivo alla lettera D di Voghera, dipende da chi mi risponde in comune, dipende da chi è il sindaco di Voghera. Perché quando da Roma chiameranno e arriveranno anche qua, perché l'ha già fatto in passato, sindaco, non è che mi accogli per un 6 o 7 mesi una cinquantina di clandestini? Se scegliete il sindaco giusto, la risposta educata sarà no, grazie. Prima vengono i miei anziani in difficoltà, prima vengono le mie famiglie in difficoltà, prima vengono i miei disabili in difficoltà, ci sentiamo fra 10 anni e ne ripartiamo fra 10 anni. Se trovi il sindaco sbagliato, gli dice ma perché solo 50? Mandami 150. Questa sta tirchieria. Quindi in bocca al lupo il fatto che siamo così in tanti in questa domenica pomeriggio, bella frescolina, c'è il MotoGP, c'è il Mondiale di Ciclismo, c'è il Gran Premio di Formula 1, quindi siete qua, vuol dire che c'è amore per la vostra città, c'è amore per il vostro sindaco. In bocca al lupo e portatela a vincere domenica, lunedì prossimo. Non diamo niente per scontato, voto per voto, casa per casa, negozio per negozio, e ci rivediamo a Voghera a festeggiare. In bocca al lupo, buona vita e buona fortuna a tutti.